Ciao ragazze, allora, eccomi tornata con, diciamo, la rubrica, tra virgolette, appunto, delle novità, promozioni, edizioni limitate e quant'altro. Ho raccolto appunto alcune cosine interessanti. Cominciamo dicendo, beh, non è in ordine, mi sono fatta sta scaletta che è un po' di tutto. Ovviamente metterò delle immagini per rendere più interattivo, più carino appunto questo video. La Tea Natura ha lanciato questi spazzolini in bambù 100% biodegradabili che hanno le due, me lo metto qua, in due formati, quindi sia per i bimbi che per gli adulti. Ed è una cosa veramente carina secondo me. Non mi ricordo, non sono andata a vedere i prezzi. Questi spazzolini non. Tengo sott'occhio, mi arrivano le newsletter di diversi siti, però tenete presente che magari siti che appunto vendono tea natura potrebbero avere anche questi spazzolini. Poi c'è una linea di cosmetici, questo l'ho scoperto su Facebook. Che alcune ragazze hanno trovato nei supermercati Conad ed è la linea BioQ. E qua appunto ci sono vari prodotti di questa linea. Mi sono informata. Allora, è creata solo con sostanze naturali provenienti da colture biologiche e da zone selezionate di raccolta spontanea, certificata e controllata. Ogni prodotto è privo di PEG, parabeni, petrolatum, paraffina, SLS, SLES, siliconi e coloranti artificiali. Allora, vi dico quali sono i prodotti presenti. Allora, c'è lo shampoo, il balsamo, il bagno doccia. E il sapone liquido e vi dico anche che ci sono varie linee. Allora, shampoo e balsamo menta e timo per capelli grassi e forfora, shampoo e balsamo malva e camomilla per capelli trattati, shampoo e balsamo miele e aloe per capelli danneggiati. Il bagno doccia al gelsomino, il bagno doccia alla malva, il bagno doccia al tè verde e il bagno doccia arancia e limone. E poi c'è il sapone intimo, timo e albero del tè, sapone liquido, girasole e violetta e girasole e mandarino rosso. Quindi c'è il sapone intimo, quello liquido e i vari balsamo e shampoo e bagno doccia. Questi appunto prodotti, questa linea di prodotti, si trovano nei punti vendita Small, nei supermercati Conad, ma anche li potete trovare sul sito www.smallshoppingonline.com. Small scritto SMOWL. E sono andata a vedere i prezzi e i prodotti costano tutti indistintamente 4,80 euro per penso 150 ml, se non erro. Comunque andate a controllare al massimo. Poi, minerale puro, due novità, una che mi sono dimenticata di inserire nelle novità dello scorso video, che era il mascara puro volume. Vi lascio la foto con la descrizione di questo prodotto. E poi hanno creato Scintilla, che è una specie di lucidalabbra. Che quando l'ho visto ho detto sembra proprio quasi il nettare per labbra di Neve Cosmetics. Addirittura è possibile acquistare anche il piattino con la relativa palettina appunto per mescolare i pigmenti a questo nettare, questo uscita labbra trasparente. E poi vendono anche il contenitore con l'applicatore tipo lip gloss, insomma. Che al vedere però quello di Neve piccolino piccolino, questo mi pare più grandicello. Comunque hanno creato Scintilla, non mi ricordo il prezzo, devo essere sincera, non ne ho idea quanto possa acquistare, magari ve lo scrivo su una nuvoletta senz'altro perché credo possa essere utile. In tema appunto di Neve Cosmetics, credo che non ci sia neanche il caso di dire questa cosa perché comunque ormai la voce sta girando, lo sanno veramente tutti.
è arrivata questa nuova palette dedicata a Makeup Delight Giuliana, che è appunto un'edizione limitata. Il packaging è bellissimo, la palettina non è di quelle nere semplici, quella come quella fucsia personalizzabile, ma è verde, che ha tutti questi simboli, questa scritta Makeup Delight, stupenda. E gli ombretti adesso in promozione a 29 euro. Appunto, questa promozione che ha lanciato Neve è valida fino al 19 di dicembre. Ci sono le spese a 1 euro. Sempre però che si arrivi a 19 euro, perché altrimenti si paga di più. Adesso non c'è la tabellina sul sito, quindi vedete subito. E vi danno in omaggio la shopper bag, che è questa. Visto, ce l'ho anche qui perché appunto ho fatto anch'io l'ordine. E la golden pochette, che è questa stupenda pochetta dorata, proprio in tema natalizio. Anzi, ce l'ho qua, guardate, eccola qua, Makeup Delight, e questa è la palette. È adesso appunto in promozione tra 29 euro, se non sbaglio dovrebbe costare sui 32 senza questa promozione, però non ne sono sicura. Vi leggo così tanto per leggere questi nomi un po' particolari che hanno le cialde. C'è tacco 12 con marrone freddo con satinatura rosso bordeaux, pacifico, duo chrome grigio scuro trasparente con pearlescenza verde mari e riflessi verde chiaro, casa delight, un lilla acceso intenso dal finish vellutato, texas, un marrone paprika caldo satinato, biker chic, grigio asfalto dal finish opaco, jet lag, che è un rosa scuro aranciato con riflessi fucsia, finish satinato, It's a Boy, blu cobalto intenso dal finish satinato, Trinacria, arancione intenso dal finish satinato, Route 66 beige sabbia chiaro rosato dal finish shimmer e Monterey verde muschio medio dal finish opaco. La maggior parte sono satinati, uno opaco, forse uno o due opachi, gli altri sono però secondo me colori abbastanza intensi, scuri, beh non tutti, però non sono colori che andrei ad utilizzare, quindi comunque appena è uscita sì, sono stata contenta per Giuliana che abbiano creato questa palette, però non sono colori che comunque utilizzo. Poi, su Naturissimo sono arrivati burro cacao della marca Hurav. Anche questi vi faccio vedere qui. E ne ho sentito parlare. Credo siano venduti anche sul sito di Ecoverde, non ne sono sicurissima. Casomai fatemi sapere se li avete provati, se ne avete sentito parlare. Vedremo, non so. Ne ho tantissimi da provare, quindi magari in un futuro non troppo vicino, magari proverò anche questa marca. Parlando di Ecoverde, ci sono due nuove linee per quanto riguarda, è arrivata la marca Yes To, quindi la Yes To Cucumbers, Carrots, Blueberries e Tomatoes, che è quella linea che vendevano, non so se vendono ancora, da Sephora, di cui io avevo provato il burro cacao alla Yes to Melon, no, era il melone, non mi ricordo. E appunto anche lì c'è tutta la linea, shampoo, balsamo, cosa c'è, non lo so, c'è di tutto e di più. Quindi se siete interessati a questa linea, Yes to è arrivata anche su Ecoverde. Sempre su Ecoverde della Lavera ci sono due nuove fragranze profumate che sono la Chocolate Fantasy e la Orange Feeling. Quindi di questa linea trovate il body lotion, il bagno crema, il gel doccia, trovate anche i gift set, quindi il bagno doccia o il gel doccia
combinata con la body lotion, con il sacchettino in organza, insomma i pacchettini regalo, diciamo, per appunto per Natale. Della Bema, questi prodotti li ho visti sul sito di Montvert. Anche qui ha creato dei set, dei kit natalizi, di cui uno si chiama Bio Sublime, poi c'è la Golden Winter Kit e la Bio Passion. Molto molto carini, molto molto belli. Delle acquarelle, di cui ci sono appunto le strisce depilatorie, la cera e quant'altro, hanno fatto uscire anche le fragranze profumate, quindi i profumi, acque profumate se non sbaglio, e le trovate anche sul sito Il Giardino di Arianna, dove mi pare di averle viste lì effettivamente. Poi altra cosa interessante per tutte le ragazze che spignattano, quindi che acquistano materie prime e quant'altro, su Aromazon, vi lascio anche nell'info box i vari link, è disponibile adesso il catalogo dei prodotti in italiano, quindi se vi può interessare. Io non rientro in questa categoria appunto dello spignatto assolutamente, però ho detto magari potrebbe essere utile a voi per avere sotto controllo cosa c'è, cosa non c'è e quant'altro. E infine altra cosa interessante e novità sempre sul Giardino di Arianna è che sono arrivati i pennelli del Green Project, e sono 8, e sono quelli che appunto erano stati presentati al Sana di Bologna. Poi sempre sul sito del Giardino di Arianna ho visto che ci sono delle sorte di pochette con ombretto, un ombretto, un blush, un rossetto, quindi dei mini kit regalo anche, e ce ne sono diversi, quindi proprio idee regalo, ne trovate di tutti i tipi, addirittura c'è appunto questa pochette o solo un misto kit trucchi, oppure dedicata solo agli occhi, oppure veramente un grande mega beauty case con i vari prodottini, se non sbaglio fossero dell'Avrilla. Sì, mi pare che i dei regali fossero proprio dell'Avrilla. Insomma, se vi interessa andate a curiosare anche voi. Spero di aver detto tutto quello che c'era di nuovo. Spero sia stato interessante, che vi sia magari stato utile. Vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!